Ciao a tutti amici, sono Giusy e bentornati sul mio canale. Dopo un fine settimana fuori, e lo avete visto nell'ultimo vlog, ovviamente ho un bel po' di robe da lavare e quindi questo sarà un video laundry day, quindi un video diciamo su tutte le lavatrici che farò. E che dirvi, io vi lascio subito al video perché c'è veramente tanta roba da lavare. A dopo! Inizio sicuramente con il dividere le robe. Io solitamente divido le robe scure, le robe più chiare e le robe bianche, quelle in cotone che quindi tutto l'intimo, asciugamani, che solitamente poi lavo a 90-95 gradi. E quindi è inevitabile, diciamo, questo passaggio, perché ovviamente sapete meglio di me che nella lavatrice non si possono unire diciamo diversi colori, specie perché quando si hanno i bambini si hanno ovviamente molte robe colorate e quindi proprio di diverse diciamo diverse categorie, ecco, diciamo così, e quindi è inevitabile appunto questo passaggio, insomma quello di dividere tutte le robe. E quindi la prima lavatrice che scelgo di fare è proprio quella del bucato bianco, tutto in cotone, e quindi strofinacci della cucina, asciugamani, roba intima di tutti noi. Io sinceramente la mischio, invece ho per esempio alcune amiche, alcune persone che conosco che non uniscono la roba intima dei vari componenti della famiglia. Io credo che alla fine già nel cesto della biancheria sporca, vengono comunque unite, quindi voglio dire, questo passaggio sinceramente non credo sia necessario. Alla fine, se lo si fa per igiene, l'igiene viene meno già nei momenti in cui mischi tutto quanto nel cestone della biancheria sporca, e quindi di conseguenza avendolo svuotato preferisco qui dividere la roba scura, che sarà poi la prossima lavatrice che attaccherò. Però è anche vero che tutta la roba scura non è formata solo da roba intima, ma diciamo, come potete notare, ci sono anche maglioni, anche robe da diciamo da cioè che non sono intime, ecco, quindi sicuramente non le vado a mettere insieme, perché comunque diciamo i maglioni, ecco, le robe più delicate scure faccio comunque un altro lavaggio perché hanno un altro tipo di centrifuga. Quindi ora che la lavatrice ha finito di lavare le robe chiare, le robe bianche, le metto, ecco qui c'è un calzino che non doveva esserci, le metto nell'asciugatrice e vado subito con l'asciugatura, appunto, così nel frattempo attacco la lavatrice delle robe scure, e in questo caso sono i maglioni, quindi diciamo quelle un po' più delicate che hanno bisogno sicuramente di una centrifuga differente. E quindi adesso riempio nuovamente il cesto, chiaramente adesso sono solo robe scure ma intime, che quindi possono essere lavate con una centrifuga differente, insomma. E quindi adesso la lavatrice ha finito con il lavaggio delle robe scure, però quelle più delicate che avevo messo prima, ma non le metto nell'asciugatrice proprio perché sono un po' più delicate, ho paura sinceramente anche che possano restringersi, ecco, non mi fido sinceramente di metterle nell'asciugatrice, e quindi adesso vado con il lavaggio in lavatrice di quelle intime scure, che quindi, come ho detto prima, posso centrifugare diversamente, e quindi quelle un po' più scure
un po' più delicate, preferisco stenderle allo stendino, come poi vedrete. E quindi adesso riempio il cesto delle robe chiare, che sono praticamente le ultime che devo lavare, ma ahimè sono veramente tante, quindi secondo me farò due lavatrici di quelle chiare. Ecco, infatti adesso vedete, sto aprendo lo stendino proprio perché non voglio, ecco, centrifugare le robe scure, delicate, e quindi preferisco solo quelle che sono veramente poche poi alla fine, e preferisco metterle comunque sullo stendino. Sicuramente saranno tutte la notte ad asciugare, e quindi l'indomani insomma potrò ritirarle, piegarle e stirarle. E finalmente ha finito di asciugare le robe bianche, quelle completamente in cotone. Considerate che questa asciugatura ci impiega più delle altre, quindi siamo più o meno su un'oretta e mezza, ecco, di asciugatura, perché comunque potete ben capire che anche se vengono centrifugate con la massima centrifuga, quindi a 1000 giri, comunque si tratta sempre di asciugamani e di cose un po' più pesanti e quindi un po' più umide, diciamo, con una pesantezza diversa, e quindi ci impiega più tempo. E quindi adesso andiamo col piegare tutte queste belle robe. Bene, adesso anche la lavatrice delle robe scure ma intime ha terminato. Questo lavaggio dura circa 40 minuti più o meno, sì, una quarantina di minuti, e niente, quindi adesso queste posso tranquillamente metterle nell'asciugatrice, perché ovviamente sono cose intime che possono essere messe, cioè non sono cose delicate, quindi possono tranquillamente essere messe nell'asciugatrice, e niente, di conseguenza pulisco ovviamente a ogni asciugatura i vari filtri, elimino l'acqua che si è depositata, perché io non ho lo scarico diretto nel lavandino, ma viene riempita l'acqua in un serbatoio dell'asciugatrice, quindi ogni volta devo svuotarlo, anche se non si vede, se non si vede nei passaggi, però ovviamente lo faccio ogni volta. E niente, quindi passando al passaggio successivo, che appunto quando l'asciugatrice ha finito, posso finalmente piegare anche tutte queste robe. Qui ovviamente, essendo sera, c'è Asia che mi fa compagnia in questo.
E niente, infatti poi vedrete che vorrà aiutarmi anche, io la faccio sempre partecipare in tutte le faccende di casa, ovviamente nei limiti, insomma, quello che anche lei può fare essendo una bambina, però la diverte molto, ecco, per lei è un gioco aiutarmi e quindi che ben venga. Ora, la cosa che lei ama fare è appunto piegare le calze, anche se le piega una alla volta, cioè nel senso, lei me le mette anche a posto, non pensando che ovviamente vanno accoppiate con l'altra a due, e quindi mi fa anche un po' sorridere questa cosa, ci divertiamo insieme. E niente, come vedete, mi sta, anche se non si vede bene, però lei comunque mi sta aiutando a piegare, carinissima. Ebbene sì, siamo arrivati al secondo giorno di lavatrici perché, come vi ho già detto prima, io ho iniziato il giorno prima ma di pomeriggio, non di mattina, quindi ovviamente fra tutte le lavatrici e le asciugatrici non ho avuto tempo materiale proprio per finire tutto quanto e quindi ho dovuto continuare il giorno dopo. Infatti vedete anche dalle immagini c'è il sole, è mattina e quindi niente, adesso sto attaccando le robe chiare. Come vedete, in ogni lavaggio, che siano robe chiare, che siano bianche o nere o scure, io comunque a ogni lavaggio aggiungo sempre il disinfettante, che sia il Napisan, che sia un altro, per esempio quello che sto usando adesso è Bioform, mi trovo benissimo, l'ho acquistato da Acqua e Sapone, mi trovo appunto, mi trovo benissimo, anche perché all'interno c'è un po' di ammorbidente che, se non mi sbaglio, nel Napisan non c'è, infatti si mette direttamente nella vaschetta dell'ammorbidente proprio come un'aggiunta al detersivo tradizionale, ecco. Quindi preferisco, ripeto, sempre attaccarlo, perché comunque sono robe che, per quanto riguarda i bambini, vengono utilizzate a scuola, quindi voglio dire, c'è bisogno, insomma, di disinfettarle sicuramente. Sono robe che Alessandro indossa anche in palestra a scuola, quindi di conseguenza fanno esercizi per terra, voglio dire, non mi piace con l'idea di lavarle semplicemente, quindi mi piace anche anzi l'idea di disinfettarle, e quindi adesso le sto inserendo nella asciugatrice, però come vedete non l'ho attaccata perché preferisco aspettare il secondo lavaggio, cioè la seconda lavatrice delle robe chiare, e quindi per attaccare poi una sola asciugatrice, perché l'asciugatrice è da 8 kg, quindi può contenere tutte le robe, la lavatrice no, perché è solo da 5 kg, quindi per evitare di soffocare la lavatrice con tante tante robe, quindi poi non le laverebbe neanche bene, preferisco fare due lavatrici, però un'unica asciugatrice. Tutto qui, ecco, quindi adesso vado appunto col piegare, ecco, tutte le robe che l'asciugatrice ha finito di asciugare e niente, quindi mi auguro sia l'ultimo passaggio da effettuare. Thank you.
Bene amici, come vedete io mi sono finalmente adoperata nell'ultima piegatura delle robe, di cui poi la maggior parte possono tranquillamente essere piegate e essere messe a posto, perché l'asciugatrice non fa molte pieghe, a dire la verità. Mi trovo benissimo, tranne qualcosina tipo per esempio il kimono di Alessandro, ha bisogno comunque di una ripassata, insomma, col ferro da stiro, perché non mi piace, ecco, che vada a karate col il kimono tutto stropicciato. E quindi per il resto, insomma, devo solo finire appunto di piegarle e metterle a posto. Dunque amici, io veramente spero di avervi fatto compagnia e che questo video vi sia piaciuto e sia stato magari motivante, perché no? E per il resto io vi mando un bacione grandissimo e vi ricordo che sono sui social, su Facebook sempre come Family Gaga e su Instagram come family_gaga. Seguitemi perché ogni tanto posto delle foto, delle situazioni appunto nostre della Family Gaga. E per il resto vi mando un bacione grandissimo. Alla prossima, ciao a tutti amici!